mettersi in proprio scappando dalla città, binomio perfetto. E così siamo venuti in campagna perché l'idea è quella di aprire un bel agriturismo. Piatti tipici, ospitalità a prezzi buoni e contatto con la natura, cose che cercano in molti. Tanto per rallentare un po' anche il ritmo. Massimo ha 32 anni e da 4 generazioni la sua famiglia ha un'azienda agricola dalle parti di Abbiategrasso. Mi sono lavorato a Bocconi, avevo 23 anni compiuti, ne compio 24. Poi da lì la scelta, un bivio comunque ti si pone davanti. Provare a fare una carriera magari in giacca e cravatta oppure provare a ritornare da dove ero partito, dove ero cresciuto, con mia nonna che mi riempiva magari di scappellotti in giro per la campagna mentre correvo. Mi ha insegnato tantissimo, comunque l'attenzione alle cose, l'attaccamento alla famiglia, insomma mia nonna era mia nonna. La mia famiglia è da almeno 4 generazioni che ha un'attività agricola, siamo nati agricoltori, continuiamo a essere agricoltori e continuiamo a fare l'attività agricola. Sì, perché la condizione necessaria è avere già un'impresa agricola, almeno in affitto. Inoltre bisogna essere iscritti all'albo regionale di settore, passo inevitabile per accedere all'autorizzazione comunale. Il sogno è fondamentale, però poi occorre avere anche una certa dose di razionalità nelle cose, nelle scelte che poi uno fa. Scelte che comunque si confrontano con una competizione di settore sempre più dura, dove vince chi si differenzia puntando sul passaparola e contando su prodotti genuini, vantaggio comunque non sempre scontato. Produrre alcune cose a noi costa molto di più che non andarle magari a comprare. Bella dell'agriturismo è proprio questa catena che si crea tra agriturismi o comunque tra aziende agricole, perché c'è chi magari produce il miele, per cui ti vende il miele, c'è chi magari fa i salumi, c'è chi fa un'altra cosa, e questa poi diventa veramente una grande aggregazione, un grande gruppo, e di questo insomma ne andiamo un po' tutti fieri. Tra i punti di forza del vostro agriturismo dovrà esserci l'atmosfera. E poi dalle camere la vista è importantissima, campagna perdita d'occhio, in fondo ci si viene per questo. Questa è una corte che negli anni ha cambiato volto. Là per esempio cosa c'è? Qui anni fa vivevano proprio tante famiglie. Io mi ricordo mio padre mi dice sempre che qui c'era una trentina solo di bambini. Perché metto una piccola città? È stata una scommessa, perché noi sinceramente non abbiamo utilizzato alcun fondo comunitario eccetera, che comunque c'era la possibilità di farle. E le agevolazioni in effetti ci sono, i contributi regionali sono legati al Fondo Europeo Agricolo, e se ne può sapere di più informandosi presso le Camere di Commercio e anche sul sito del Ministero delle Politiche Agricole. Tra le cose che colpiscono quando si entra qua c'è soprattutto la bandiera, quella là. Siamo in Italia, spesso magari sembra non sia facile lavorare in Italia, che ci siano sempre tanti problemi, tante burocrazie, tante cose difficili. Quello è anche un simbolo per me e anche per chi arriva, che comunque siamo qui, crediamoci, cerchiamo di fare le cose fatte bene, insomma. Un altro elemento importante sarà la presenza di svaghi. In questo caso è stato allestito un piccolo museo di cultura contadina. In altri casi nell'agriturismo sono presenti un maneggio per i cavalli, piscine, piste ciclabili, mini parchi giochi e anche laghetti per la pesca. Bella attività, non c'è che dire, ma non così semplice purtroppo. Innanzitutto perché per fare l'agriturismo bisogna già avere il podere, e questo forse sfugge. Cioè prima devi avere una produzione reale, poi, entro certi limiti poi, può fare anche un'attività di turismo, di vendita diretta, di somministrazione, cioè può dare anche dei pasti, diciamo, ma entro certi limiti molto prestabiliti. Non è aperto a gente che decide dalla città, diciamo, voglio diventare, fare un agriturismo. Sogno infranto, ce ne torniamo in città, ma un giorno, chissà.